Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Lo Spirito. Benvenuti a tutti, fratelli, voi che siete qui da San Giovanni Rotondo, anche dai paesi vicini, siete in pellegrinaggio, magari siete a pregare sulla tomba di Padre Pio per ottenere, impetrare una grazia, che il Signore conceda la grazia di partecipare stasera a questa Eucaristia. È il passaggio forte di Gesù, il Figlio di Dio in mezzo a noi. Lo fa anche attraverso San Francesco, vedete lì esposto alla vostra destra, perché fra qualche giorno è proprio la sua festa. Allora siamo felici di celebrare insieme questa Eucaristia. Il Signore veramente è una benedizione che il Signore stasera vuole concedere al nostro cuore, a volte un po' stanco, depresso, affaticato, magari minacciamo anche tanti pensieri, tante cose. Il Signore conceda di riposarci stasera, proprio in questa Eucaristia. Saluto non solo qui voi qui presenti, ma anche tutti coloro che attraverso radio e televisione possano partecipare anche loro a questo evento grandissimo, la condivisione dell'Eucaristia, spezzare il pane e la parola. Ci rivolgiamo a Dio con tutto il cuore. Oggi è festa di una santa molto popolare, molto bella, Santa Teresina del Bambino Gesù. 24 anni, è morta, sono volata al cielo. Quel Dio, quel Padre che tanto ha amato sulla terra, l'ha accolto in cielo. Possa anche lei così intercedere per noi questa sera. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, alle angeli santi e a voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mm.
Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore degli eserciti: anche popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno l'un l'altro: su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti. Anch'io voglio venire. Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a cercare il Signore degli eserciti e a supplicare il Signore. Così dice il Signore degli eserciti: in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Parola di Dio. Il Signore è con noi. Sui monti santi Egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Il Signore è con noi. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia. Là costui è nato. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò un messaggero davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scende un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Buonasera a tutti voi che siete qui presenti. Avete ascoltato la parola di Dio? Scatta dentro agli amici di Gesù una sorta di vendetta, perché Gesù dal nord della Galilea, dove attraversa la regione mediana centrale che si chiama Samaria, per raggiungere la Giudea, cioè
Gerusalemme, la capitale di questa regione del sud. E Gesù non si ferma. Questo popolo, questi samaritani, non vogliono vedere Gesù, perché non si ferma con loro, non lo vogliono accogliere. E allora gli amici di Gesù che lo seguono, che conoscono molto bene chi è Gesù: vuoi che preghiamo il Padre Celeste che faccia scendere un fuoco dal cielo perché li bruci completamente? Signore, ma perché lo Stato non si muove a mettere in prigione? Perché la polizia sta ferma a guardare? Perché i carabinieri? Perché l'istituzione? Perché? Tanti perché. Per vedere in qualche modo soddisfatta l'idea che abbiamo di giustizia dentro il nostro cuore. Lasciamo stare, sarebbe un po' lungo parlare di questo, perché dove c'è questa sete di giustizia, molto spesso è assente un'altra componente che si chiama misericordia, compassione. Bene, meno male che dall'alto della croce ha detto Gesù: Padre, perdonali. Non ha fatto scendere sugli uomini un fuoco che brucia, che ci distrugge dentro. Padre, perdonali, per piacere. Non sanno quello che fanno, non sanno il male che fanno a me, ma anche fra di loro. Questo doveva imparare anche San Francesco. Stiamo vedendo in queste sere, passo dopo passo, alcuni episodi che hanno caratterizzato in maniera profonda la vita di Francesco e hanno dato una sterzata a tutto il resto della sua vita. Ieri sera abbiamo considerato un po' l'incontro che ha avuto con un lebbroso, che è stato fondamentale. Prima dell'abbraccio con il lebbroso e dopo, perché c'è stata la conversione totale di Francesco, il culmine di questa sua ricerca interiore. Francesco ha fatto tante rinunce, ha rinunciato al papà, che lo ha denunciato perché gli portava via dei soldi, e ha detto al papà: questo figlio, dopo magari averlo malmenato anche con parole, averlo chiuso uno sgabuzzino a casa sua, messo in catene, ha detto: non ne posso più, questo figlio non lo riconosco, c'ha delle idee strane. Tanto è vero che la gente diceva, anche la gente prendeva parte a favore del papà, ma questo figlio se la fa con i poveri, con gli straccioni della città, perché non vanno a lavorare? Lo diciamo anche noi, no? È un fannullone, sono dei pigri, non si muovono. Perché non si danno da fare come noi? Povero papà, vai in Francia per caricare le stoffe dell'ultima moda e il figlio scialacqua tutto, dissipa tutto. Ma dove siamo arrivati? E queste cose erano un po' il pensiero del popolo, e giungevano queste voci anche al papà. A un certo punto non ce l'ha fatto più questo padre, ha detto: adesso basta, senti un po' Francesco, non puoi più stare nel negozio, non puoi più amministrare i miei beni, il denaro, anzi facciamo una cosa, non ti voglio più in casa, tu non farai più parte all'eredità che io mi sono sudata. E lo denuncia davanti al vescovo. Francesco ascolta, sta lì, ha ragione, il suo cuore. Ecco un punto fondamentale della vita di Francesco: che faccio? Avrà pensato un giovanotto, Francesco, 24-25 anni, che faccio? Sul serio, che faccio? Di fronte al papà, di fronte alla gente che stava lì incuriosita, affamata di vedere qualcosa di
qualcosa di piccante. C'è una lite in corso tra il padre che accusa il figlio. Vediamo come va a finire. E il vescovo sta lì come un giudice. Francesco ascolta il papà che dice: questo mio figlio non lo riconosco più, non farà più parte dell'eredità. E Francesco, zitto zitto, si spoglia completamente dei suoi vestiti, totalmente nudo, prende questo fagotto, lo mette tutto davanti ai piedi del papà e dice: fino adesso ho riconosciuto te, mio padre, sulla terra, Pietro di Bernardone. D'ora in poi io riconoscerò mio padre, il Dio del cielo. Se ne va. Il vescovo gli corre incontro, cerca di avvolgerlo sullo mantello. Ecco una rinuncia molto importante. Ma Francesco aveva paura di restare solo, di restare senza bene, paura di fare il povero, di essere povero. E lui era ricco, adesso si trova ad essere dall'altra parte della sponda, come il povero Lazzaro, dall'altra parte della porta. Ma vince questa paura. E come deve fare per campare? Come deve fare? Va a chiedere l'elemosina. A chi? Ai suoi paesani, di porta in porta, fate la carità. Vattene via, sciagurato, non ti vergogni. Hai disonorato tuo padre e tua madre, anche fratello di Francesco, Angelo, stava lì, offese, umiliazione da parte di tutti, gli amici, tutti contro Francesco. Ecco un'altra tentazione di Francesco, le umiliazioni. Vattene via, come hanno detto a figlio di Dio, vattene via, quella è la tua strada, sulla croce, lì deve finire. Lo sputano addosso, vattene via, non sei degno di stare in mezzo a noi. Poi Francesco taglia anche con il mondo, aveva un altro sogno di andare in Terra Santa per combattere contro i saraceni che occupavano a quel tempo lì territorio della Palestina, caricarsi di onore perché tutti i suoi paesani potessero dire: che bello, che bel figlio, che l'onore. Francesco anche quello rinuncia. Difatti a Spoleto una voce misteriosa gli dice in un sogno: Francesco, cos'è meglio servire, il servo o il padrone? Il padrone: torna ad Assisi, lì ti sarà detto che cosa devi fare, ti sarà detto. E Francesco incomincia a mettere sul serio la sua vita nelle mani di Dio, ma Dio non lo conosce se non per sentito dire, attraverso il catechismo, attraverso quello che hanno detto gli altri, attraverso qualche festa, quello che è un po' l'espressione religiosa popolare del tempo. Ma Francesco dentro gli mancava la presenza di Dio, di un Dio personale, e se la va a cercare questo Dio non nel chiasso ma nei boschi, nel silenzio del bosco, in una grotta, e dice: padre mio, aiutami a capire, ma tu chi sei? Chi sei, Dio? E io chi sono? Poveraccio, un povero verme. Chi sei, Dio? Un po' alla volta Dio si manifesta, un po' alla volta, piano piano, lentamente. Ecco allora Francesco allontana un po', viene allontanato dai suoi genitori e poi anche dalla gente, e poi da questi sogni che aveva, e si trova solo a sperimentare la potenza e la provvidenza di Dio. Ma ancora una piccola, grande, ultima difficoltà: la paura di morire. Tu ce l'hai la paura di morire? Ce l'hai? Come sono andate le analisi del sangue che hai fatto, le analisi cliniche l'ultima volta? C'è stato uno scompenso? Il dottore ti ha detto: stai attento? Oh Madonna mia, che succede? Hai cominciato un po' a tremare. Francesco, 24-25 anni, anche lui tremava di paura al sol pensiero di dover incontrare un lebbroso. Anche la vista del lebbroso gli annunciava la morte, perché se vengo contagiato certamente mi butteranno fuori del paese, fuori della comunità,
dove? In una grotta, a marcire. C'è la seconda morte, la prima è quella di essere infettato, la seconda essere allontanato dalla società civile. Perciò Francesco dice, ecco, l'abbiamo letto ieri sera, soltanto qualche rigo, perché mi ripeto su questo, fratello, perché è essenziale per conoscere la vita di Francesco. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza, così, quando ero nei peccati, cioè quando stavo in famiglia, ero a casa, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi pareva amaro, cioè vedere lebbrosi, ciò che mi pareva amaro mi fu cambiato in dolcezza d'anima e di corpo. Stetti poco, poi uscii dal mondo. Che è successo, Francesco? Chiediamolo, Francesco, ma che è successo? Lui stava sul cavallo. Ha visto un lebbroso camminare, che incrociava la sua strada. Istintivamente sferza il cavallo, vuole tornare dietro, facendo un'inversione a U, ma poi gli viene dentro uno scrupolo, istintivamente dice, ma che cosa devo fare? Me ne torno, sono un vigliacco, ma io sono nato cavaliere, ma io sono animo gentile. Ritorna sui suoi passi, scende da cavallo, va a abbracciare quel lebbroso e si accorge che non è infettato, non è contagiato, ma c'ha dentro, al contrario, quando lui immaginava, quando lui così paventava, temeva, c'ha dentro una dolcezza grande. Che è successo? Chiediamolo un po' a Francesco. Francesco, ma che ti è successo nell'abbracciare il lebbroso? Che ti è capitato dentro? Come mai sei trasformato? Tu avevi paura, adesso sei nella gioia. Che hai ricevuto? Che cosa è successo dentro a te quel lebbroso? Ci racconterebbe Francesco questa cosa qui. Io avevo paura di morire. Il Signore mi ha abbracciato. Io ho visto chiaramente che nel volto del lebbroso era stampato il volto di Gesù. È Lui che mi ha abbracciato. Gesù che io mi sono sentito abbracciato, amato, accolto, perdonato dal Signore, guarito. Questo racconterebbe Gesù. E alla nostra domanda, che cos'è per te, Francesco? La risurrezione. Francesco non ci racconterebbe della risurrezione di Gesù. Sì, Gesù è risorto perché l'hanno visto dei discepoli, Maria Maddalena, si è sentita chiamare, si è sentita amata da Gesù, eccetera, eccetera. Ma Francesco non ci risponderebbe attraverso una risposta prefabbricata, attraverso il catechismo. Gesù, il figlio di Dio, dopo 3 giorni è risorto. Questo lo sappiamo attraverso la storia, attraverso i Vangeli, attraverso i testimoni, ma ci fermiamo ancora. Francesco, ma tu come hai vissuto? Per te che cos'è la risurrezione di Gesù? Ci racconterebbe l'incontro con questo lebbroso? E non sono fantasie. Si è sentito amato, cioè è stato allontanato completamente, totalmente, definitivamente la paura di morire, perché si è incontrato con il Signore della vita, gli ha dato la risurrezione dentro, un passaggio. Questo è Francesco, questo ci racconterebbe Francesco. E tu, nella tua malattia, nella tua sofferenza, tue perplessità, i tuoi dubbi, i tuoi tradimenti, i tuoi perché, tutto quello che sono gli elementi che compongono la vita umana, la tua personalità. Se non ti incontri con il Signore, starai sempre fuori della risurrezione. E diglielo, Signore, fa che come Francesco anch'io possa incontrare te nella mia vita, nel mio cuore, nella mia storia. Abbracciare un lebbroso, no, certamente un lebbroso no, un malato, un vecchietto, un vicino di casa, qualcuno che è antipatico, qualcuno che ti ha offeso. Abbraccialo, perché lì sta la vita, quella è la direzione. E Francesco, finalmente, così ancora qualche minuto, ormai libero nella sua
povertà, donarsi totalmente al Signore, l'essere solitario nelle umiliazioni e offese che ha ricevuto, libero anche da correre dietro dei sogni. Francesco ormai vive per quell'esperienza che ha fatto incontrando il lebbroso, per cui dice: io quella gioia ricevuto nell'abbracciare il lebbroso la voglio continuare a fare. Se ne va a cercare il lebbroso lui stesso, ormai è immune, non ha più paura. È morto Francesco nella sua paura, è morto a se stesso, morto per amore. Ha guardato la morte in faccia e ha detto: io non ho più paura, perché c'è con me, o io sono con lui, il Signore della vita. E un giorno, però Francesco, che cosa deve fare adesso? Che cosa deve fare? Non lo sa neanche lui. Sembra un giovane inesperto, si muove un po' così, un po' così, e ritorna nella chiesetta di San Damiano, che ha molto a cuore, e va da Gesù. Ecco l'immagine che sta qui stampata a fianco a Francesco, e dice: Gesù, che devo fare? Che devo fare? Mi hai liberato dalle paure, mi hai trasformato interiormente. L'uomo libero, Francesco, ormai è libero, non dipende più da nessuno. Sì, Signore, ho capito, dice Francesco, ma che cosa devo fare? E Gesù mormora, proprio da quell'immagine, che cosa gli dice? Francesco, va, ripara la mia casa, che come vedi sta andando in rovina. Francesco si mette subito all'opera, ripara lui stesso, compra un po' la calce, le pietre, altre cose, per riparare questa chiesetta diroccata. Ma non era quello il senso. Un secondo momento Francesco capisce, cioè il Signore lo illumina dicendogli: Francesco, la mia casa è la chiesa, la mia casa, gli abitanti di questa casa sono i cristiani, che come vedi sono sbandati, sono disorientati, sono smarriti come oggi. I monaci ci sono, pregano, ma sono limitati, sono confinati, sono chiusi nei monasteri. Il clero pensa ad altro: armarsi, difendere i territori, darsi la bella vita. Francesco, vedi? Vedi tu stesso? Ti rendi conto? È Gesù che impegna Francesco, è Gesù che rivela il suo cuore a Francesco. Francesco è diventato amico di Gesù. Francesco, e gli dice tutti i segreti. Francesco, mi puoi aiutare a salvare il mondo? Dammi una mano, per piacere. Gesù diventa colui che chiede l'elemosina a Francesco. E Francesco subito si rimbocca le maniche e dice: Signore, tu hai dato la vita per me. Io sono qui pronto a dare la mia vita per te e per il tuo popolo. Amen. Ci sono richieste sagge, richieste stolte, perché diversi sono i motivi, gli stati d'animo che le suggeriscono. Noi non possiamo mai giudicare, solo vogliamo in questo momento farci interpreti presso il Signore dei bisogni di tutti i fedeli. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Zaccaria ci ha presentato Gerusalemme come centro spirituale per tutti i popoli, perché la Chiesa estenda sempre più la sua presenza nel mondo e i credenti siano animati da sincero spirito universalistico, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nella visione del profeta, gli abitanti di tutte le regioni anelano a partecipare a privilegi di Israele, perché la nostra vita
sia tale da far concludere a vicini e lontani che Dio è con noi. Preghiamo. Gesù si dirige a Gerusalemme per la sua ultima Pasqua, come una prua di solida nave, perché sappiamo anche noi affrontare con serenità e decisione i sacrifici di ogni giorno. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché nei nostri rapporti con gli uomini non ci lasciamo guidare dall'impulsività, come Giacomo e Giovanni, ma unicamente dallo Spirito di Gesù, che è spirito di comprensione e di rispetto, di perdono e di amore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. I nostri defunti, che hanno creduto nella risurrezione di Cristo, siano presto associati alla sua gloria. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tutto questo, Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, per intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino, esaudiscici. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine
gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Michele Arcangelo, San Pio de Pietralcina, Santa Teresina di Gesù Bambino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. La comunione al tuo sacramento, Signore, ci infiammi di quel fuoco di carità che ispirò la tua Santa Vergine Teresa di Gesù Bambino a offrirsi a te per la salvezza di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen. Andremo come facciamo ogni sera davanti alla statua di San Francesco, perché siamo suoi figli devoti, fare un omaggio quasi e volerlo ringraziare perché si è impegnato, ha aperto una strada, una pista nuova per il suo tempo, ma che continua ancora la sua opera, la sua presenza, la sua testimonianza in mezzo a noi. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Davvero l'augurio più bello questa sera. Scenda il riposo di Dio, la sua benedizione su voi tutti qui presenti, sulle vostre famiglie, ma anche su coloro che ci hanno seguito attraverso radio, televisione. Scenda anche su di loro. Una benedizione speciale. Che il Signore vi possa proteggere e custodire nel suo amore. Amen. Buonasera a tutti. Nel nome del Signore andate in pace. Thank you.